questa è una cosa doverosa da fare. Una cena in meno e qualcosa in più per loro. La cittadinanza aretina continua ad essere vicina al popolo aretino colpito aspramente dal terremoto del 24 agosto, piegato in una manciata di minuti. Inizia ad essere a pieno regime la macchina della solidarietà, un punto unico di raccolta per quanto riguarda il territorio aretino al Teatro Tenda di Arezzo. Numerosissimi gli aretini che si sono presentati dalla prima mattina per portare beni di prima necessità che saranno poi consegnati alle popolazioni terremotate. Non avevamo dubbi, anche se i tempi per questa prima spedizione sono brevissimi, fino a domani mattina alle ore 10, poi alle ore 13 parte il camion, però era per noi sicuro che Arezzo dal cuore grande avrebbe risposto in maniera ferma, quindi è una prova alla quale abbiamo e hanno tutti risposto con grande attenzione. Beni di prima necessità che andranno dove? Andranno al campo 1 appunto del comune di Acquasanta Terme, che è uno dei comuni che è stato colpito dal terremoto per fortuna in maniera non devastante, quindi può ospitare un campo di accoglienza per coloro invece i quali hanno perso tutto. Ci sono 70 famiglie. Conferma la bontà degli aretini, è in questo momento che si vede veramente l'affetto, la solidarietà di queste persone che purtroppo in un secondo hanno perso tutto e potrebbe capitare anche a noi. Io mi sono sentita in dovere di portare qualcosa, sono persone che in questo momento hanno delle grosse difficoltà anche per le minime cose, quindi quello che a noi sembra oggi scontato, mangiare un piatto di pasta, per loro non lo è, quindi insomma è un piccolo gesto. È il nostro dovere, perché può succedere a tutti, anche a noi. L'Italia, la catena appenninica è tutta così, quindi non si può dire a noi no. Ognuno nel nostro piccolo qualcosina tutto fa.